Prima di cominciare con il video, vi ricordo di lasciare un like, condividerlo e di iscrivervi al canale. E adesso lo possiamo continuare. Bentornati a Energia Fai da Te a Roma. Ebbene, negli scorsi video vi avevo spiegato come collegare questa Bluetti a dei pannelli solari, non tanto questo, come è connesso adesso, ma anche un altro pannello. Comunque, adesso, a parte... Allora... Stiamo producendo 46 watt, non so se si vede, nulla. 46 watt su 50. No, forse non si vede proprio. No, 47. Nonostante oggi non è il massimo come giornata perché c'è foschia, veramente tanta foschia. Comunque, io vi dicevo, se vogliamo fare un impianto fotovoltaico veramente economico, bastano tre componenti. Primo, spendendo, e aggiungo spendendo poco, perché questa, tutta questa cosa qui è costata meno di 500 euro. Non so se mi spiego. Questo pannello qui è costato una trentina di euro. Se ritrovo il link dove l'avevo acquistato, ve lo lascio qua sopra o in descrizione. La Bluetti è costata pure poco. In questo momento c'è anche uno sconto, c'è un periodo di sconti sul sito della Bluetti, quindi costa anche di meno. Ebbene, con meno di 500 euro abbiamo costruito questo. E vi dico che con 5 ore di sole, questo produce circa 50 watt, perché è incredibile a dirsi un pannello da 50 watt, produce 47 watt. Pure oggi è una brutta giornata, non è ottima, però c'è il sole, c'è, però c'è foschia, non so se si vede. Non è proprio il cielo limpidissimo. E anche c'è vento, però per il resto produce. Vi dicevo, comunque, con meno di 500 euro e se questo pannello solare viene esposto 5 ore al giorno, con 5 ore di sole, cioè il pannello deve essere al sole 5 ore al giorno, sarebbero 250 wattora. Cioè, non so se mi spiego. Certo, più ore di esposizione ci sono, più sole riesce a recuperare e quindi più energia viene immessa nella batteria. Però onestamente vi posso dire che se uno vuole farsi un impianto fotovoltaico base tipo questo, gli costa meno di 500 euro. Con i prezzi della corrente e anche tutti i rincari dell'energia, io non vi dico, certo, un condizionatore non si può accendere, un frigorifero no, però ricaricare un cellulare come questo che in questo momento sta filmando, ricaricare dispositivi come una videocamera, accendere una televisione o, più importante in estate, accendere il ventilatore, perché se continua così il condizionatore forse non lo potremo accendere. Io onestamente vi dico, ci conviene, perché io l'ho provata questa Bluetti con molti dispositivi e li tiene perfettamente, tranne per alcuni dispositivi come il frigorifero, che lo spunto per l'avviamento del frigorifero è troppo elevato. Ebbene, questa Bluetti c'ha mezzo kilowattora. Certo, combinandola a un pannello solare forse ci arriviamo, perché ho fatto una prova, questo pannello solare circa, vi dico circa, mezzo kilowattora lo riesce a produrre al giorno, anche più di mezzo kilowattora. Combinandola a questa Bluetti, un kilowattora lo riusciamo ad avere. Però vi dicevo, se vogliamo farci un impianto fotovoltaico base, per ridurre i consumi e anche per rifarcelo in meno di 3 anni, perché io questa Bluetti l'ho comprata un annetto, neanche un anno fa, ebbene con questo pannello solare in poco tempo me la sono già rifatta perché lo utilizzo sempre per l'illuminazione di casa, ricaricarci il computer, una televisione che ha una ventina di anni, consuma una cinquantina, 50-60 watt, però la tiene, incredibile. Quindi è anche per l'utilizzo delle porte in DC, perché come vi rilascio al video qua sopra, quando ho fatto anche per fare una comparazione tra le batterie al piombo e le batterie al litio e anche questa Bluetti, vi posso dire che la cosa più efficiente, se abbiamo dei dispositivi tra cui cellulari, non conviene attaccarli alla C, perché perdiamo dell'energia, perché dalla DC, corrente continua, deve diventare corrente alternata a 220 per poi ridiventare la corrente continua che serve ai dispositivi. Quindi c'ha le porte USB e anche la porta in USB-C, il power delivery. Io ci ho caricato un computer e altri dispositivi e li ho tenuti. Quindi onestamente
conviene, anche perché costa veramente poco, perché ho fatto un impianto fotovoltaico, quello che si trova giù nel laboratorio, e ebbene quello lì è costato 1100-1200 euro e c'ha la batteria che è il doppio di questa, i pannelli più o meno sono il doppio di questo, in realtà sono circa il triplo, però è costato 1100 euro. Cioè, onestamente, questa meno di 500 euro costa queste due cose insieme. Certo, si possono acquistare più di un pannello solare, però ricordiamoci di non connetterne più di uno in serie, quindi due pannelli al massimo, quindi non superiamolo questo limite. E la potenza massima dalle due porte in AC è di 300 watt, quindi tramite queste due porte qui 300 watt. Qui abbiamo il connettore per l'accendisigari, molto utile perché l'ho portata in campagna questa Bluetti, ci ho attaccato il frigorifero portatile e ha funzionato. A proposito di ricarica, può essere ricaricata anche alla macchina tramite un connettore che viene fornito in dotazione e anche alla presa di casa, quindi a 220. Comunque, in questo momento, giusto per dire, stiamo caricando con 45 watt, sta caricando. Quindi io vi consiglio, se volete iniziare con qualcosa di piccolo, anche perché onestamente non è neanche tanto piccola, cioè c'ha molta energia dentro questa Bluetti ed è veramente piccola, cioè pesa solamente 6 kg ed è trasportabile, io vi consiglio questo sistema qui. Quindi una Bluetti, la Bluetti la C50S e questo pannello solare, o anche un pannello solare da 100 watt potrebbe bastare. In questo modo potete essere autonomi pur rimanendo all'interno di un appartamento. E nei prossimi video usciranno dei video riguardanti la creazione di un impianto fotovoltaico più potente. Però se volete cominciare da qualcosa di base, e vi dicevo prima, io circa un mesetto ho risparmiato 50 euro, cioè non so se mi spiego, e negli ultimi 6 mesi ho risparmiato circa 250-300 euro, è incredibile, sembrerà strano ma è così. Ho fatto dei test ed è vero, perché d'altronde l'aumento della corrente adesso siamo arrivati a 40 centesimi al kilowattora, quindi me la sono rifatta in veramente poco questa Bluetti.